Just Want to Have Fun, la sigla di apertura e chiusura di A Fashion, che torna a Stap Radio dopo qualche mese. Con noi la professoressa Marina Di Tullio, che sviscererà di settimana in settimana un argomento o più argomenti di moda. Dunque torna A Fashion, ciao Marina, un saluto. Ciao Stefano, salve a tutti, sono veramente contenta di essere di nuovo qui a Stap Radio e mi occuperò di nuovo di moda, di tutto quello che è fashion, di novità, e cercherò anche di dare qualche consiglio utile ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Allora, quali sono gli argomenti, oppure l'argomento, se ne hai soltanto uno, di cui ti occuperai oggi? Vi volevo leggere un'intervista che è stata fatta a una signora americana che è diventata praticamente la truccatrice più seguita del web, e continuerò suggerendo una nuova moda che abbiamo importato dagli Stati Uniti e che funziona sempre tramite la diffusione della rete, che permette di poter utilizzare degli abiti per una sola serata, abiti di alta moda, e praticamente noleggiandoli. Si tratta di una moda molto diffusa in America, che adesso è arrivata anche da noi e che quindi permetterà, in occasione delle prossime festività, ad ogni signora di poter indossare un abito di alta moda firmato da un grande stilista, che sarebbe assolutamente fuori dalla portata economica, insomma, di noi comuni mortali, ma almeno per una sera ognuno di noi sarà veramente uno star. E quindi inizierei proprio con presentare questa signora straordinaria, che si chiama Lisa Eldridge, e che praticamente risulta essere la truccatrice più seguita del web. E lei ha raccontato questa sua esperienza in un libro che ha pubblicato di recente, che si chiama Face Paint, e appunto in questa intervista racconta la storia un po' del libro e anche la sua vicenda personale, dicendo appunto la passione di truccare le donne normali l'ha scoperta durante una serie TV, uno di quei programmi amatissimi dagli anglosassoni, in cui le protagoniste vengono trasformate ricorrendo addirittura anche al bisturi. Lisa Eldridge non si ricordava di quanto potesse essere gratificante e diverso rispetto a truccare una bellissima modella o un'attrice di successo, visto che lei comincia a lavorare proprio con personaggi pubblici. Quella circostanza fu fortunata perché la portò a creare un sito web per comunicare con le persone, allargando l'esperienza oltre il cerchio magico di moda e cinema, che comunque non fa a meno di lei, visto che oggi Lisa ha un contratto con Lancome e la stima di molte celebrità. Uno scricciolo di donna attiva, curiosa, aperta, sorridente, anzi di più, serena.
Ho imparato tutto dalle donne che mi hanno seguita in questi 5 anni. La mia vita è cambiata. Pensi che quando ho scoperto YouTube e nel Natale del 2010 ho postato il primo video su come si nascondono macchie e occhiaie, mi ha risposto una ragazza dal Tibet. Non è incredibile? Da allora non ho più smesso di fare il tutorial. Il rispetto, la consapevolezza della diversità e della bellezza femminile sembra essere il suo punto di forza. Truccarsi è un rituale magnifico che si trasmette di generazione in generazione. Il mio lavoro è fatto di uno scambio continuo con le donne con le quali sono in contatto fisico. È essenziale riuscire a capire velocemente il loro umore, rispettarlo e adeguarvisi. Sono sempre all'ascolto. Se trucco un'attrice, prima discuto con lei, le chiedo cosa le piace e cosa ama meno di se stessa. È lei che conosce il suo viso meglio di me. E poi l'intervistatrice chiede a questa straordinaria signora del make-up: qual è il miglior consiglio di bellezza da dare a una donna e si può universalizzare? E lei risponde: dico spesso che il più valido attrezzo di maquillage è il cervello. Imparate a connettervi con voi stesse. E con questo suggerimento, che davvero ci illumina a proposito della nostra capacità di trasformarci con il trucco, si chiude questa bella intervista con questa signora che è diventata una diva del web. Passiamo al secondo argomento. Allora, vediamo come trovare per le prossime festività un abito chic low cost, quindi un abito veramente alla portata di tutte. Con l'abito appunto a noleggio. Negli Stati Uniti, dove il cliente ha davvero sempre ragione, è uso comune acquistare un abito, utilizzarlo una volta e poi restituirlo, facendosi così rimborsare la somma pagata. Un'operazione del genere sarebbe impensabile in Europa, ma la questione, soprattutto quando si tratta di prezzi più speciali e naturalmente elevati, resta. Perché spendere migliaia di euro per un vestito che nella migliore delle ipotesi si indosserà una manciata di volte? La domanda, quando si arriva in prossimità delle feste natalizie, diventa di stringente attualità, visto che le occasioni mondane si moltiplicano e il giudizio del prossimo diventa ancora più feroce e attento del solito. Se a questo poi si aggiunge che sono in pochi a potersi permettere certe follie, si capisce bene quanto sia importante trovare un'alternativa. La soluzione è arrivata via web, ancora una volta da INSA. Se si vuole risparmiare sull'acquisto di una mica elegante, la si noleggia. E non si tratta di vestirucci qualunque, ma delle creazioni dei designer più amati, che a un prezzo decisamente più abbordabile per qualche giorno diventano nostri. Il tempo di farci una gran figura e li si rispedisce al mittente senza pensarci più. E adesso passiamo a indicare proprio i siti che offrono questo tipo di servizio. Uno di questi, per esempio, è Rent the Runway, il primo appunto ad offrire questo servizio. E pensate che questo sito oggi vale 600 milioni di dollari, segno che l'idea è giusta. E diciamo che in generale esistono dei siti che offrono una serie di servizi che riguardano vari settori di noleggio, per esempio Uber, car sharing. Possedere qualcosa conta sempre di meno. Riflette per esempio Federica Storace con Valeria Cambrea, fondatrice di un sito che funziona adesso in Italia che si chiama Dress Code, leader del settore in Italia. A modo di lusso, non farci sogni. Le due, passando nel marketing internazionale, hanno deciso di fare leva sugli abiti da sera, quelli più cari e difficili da riutilizzare. Che senso ha acquistare un abito dal costo esorbitante se poi lo si indossa con contagocce? Perché non ci si vuole o non ci si può far vedere vestite nella stessa maniera? Noi consegniamo a domicilio. Permettiamo di provare più maglie e offriamo i look della stagione, una bella scorciatoia. È vero, anche perché in un'epoca in cui il digitale rende tutto già visto, in pochi istanti certe esigenze sono ancora più impellenti. Non a caso tra le clienti abbiamo donne sempre sotto i riflettori che non possono permettersi di ripetere una mensa. Naturalmente, qual è il problema? Se si compra un abito
diciamo, prodotto da un grande stilista, non lo si può poi utilizzare per più di un'uscita, perché naturalmente poi le fotografie indosso quella mise fanno il giro del mondo, parliamo naturalmente di personaggi importanti, vengono postate sui social e quindi nessuna di queste signore è interessata a farsi vedere più volte con lo stesso abito indosso, quindi ovviamente si pone il problema poi di come riutilizzare quello stesso abito più volte, visto che peraltro insomma, parliamo di cose molto molto costose. E quindi l'idea, diciamo, assai sensata, che è quella del noleggio, si va allargando addirittura, pensate, alla moda da giorno. C'è un nuovo sito che si chiama Triclot, startup presentata al Recent Summit su moda e tecnologia, che offre un abbigliamento addirittura per un look da giorno, proponendo un abbonamento mensile. Esagerato per nulla a sentire la sua fondatrice, la quale dice: i ritmi oggi sono frenetici ed è essenziale eliminare i tempi morti, compresi quelli passati a decidere cosa mettere ogni mattina. D'altronde si è visto che la forma funziona bene questo nuovo servizio, sia con gli abiti da sera che con quelli che si possono addirittura indossare per andare al lavoro, il principio infatti non cambia. E il futuro, signore, dove sta? Va a finire che il futuro della moda sarà un armadio vuoto, perché ognuno di noi potrà ricorrere a questi nuovi sistemi molto molto semplici da utilizzare, immediati, e ogni giorno indosseremo un abito diverso, degli accessori diversi, senza avere la necessità poi di conservarli, magari aspettare che passino di moda. E ogni giorno potremo quindi tranquillamente indossare qualcosa di nuovo, di diverso, per la gioia nostra e delle persone con le quali ci troveremo a condividere il nostro tempo. Bene, allora, per questa sera direi che possiamo salutarci per questa nostra prima puntata insieme. Grazie per i E consigli, grazie per i consigli. grazie a voi, grazie a te per l'ospitalità che mi date ancora su questa radio. E un saluto e un bacio a tutte le nostre Allora, ascoltatrici. Marina, prima di congedarci definitivamente, ricordiamo che questo programma tornerà non l'8 ma il 15 dicembre, perché l'8 è un giorno festivo e quindi non ti chiameremo. Mentre ricordiamo che dal 2016 ogni venerdì verso le ore 18 con te e Roberto De Angelis, Giro d'Orizzonte, ci puoi spiegare in breve in che cosa consiste questo programma? Era l'idea che mi era venuta a me, anche a Roberto, così nei nostri momenti di discussione e di confronto. Pensavamo di fare un breve programma nel quale affrontare le cose, diciamo, dell'attualità stringente, che cosa succede nella nostra città, quali sono i temi più importanti, sempre in maniera abbastanza leggera, perché no, francamente. Poi per entrare nel merito delle questioni in maniera dettagliata bisogna anche essere degli esperti e, come dire, esperti qualificati che conoscono a fondo una materia. Noi ci limiteremo a cercare di capire quali sono così le rotelle principali che fanno girare queste situazioni, parlando un po' del più del meno, magari facendo riferimento sia ad argomenti che hanno a che vedere con la cronaca, oppure quello che secondo noi risulterà più stuzzicante e più interessante per essere così, magari non dico analizzato, insomma, ma quantomeno insomma, per farci un'idea un pochino più approfondita. Bene, noi chiaramente vi seguiremo, vi ascolteremo. Io ti ringrazio per oggi, al 15 dicembre, allora Grazie a con voi. Fashion. Grazie, Grazie, un grazie Marina, abbraccio. grazie, grazie Grazie, mille. Possiamo ciao, andare in ciao, sigla. grazie, Ciao, ciao. grazie.